Ciao ragazzi, siamo tornati con la parte numero 7 del let's play di Earthbound. La parte scorsa abbiamo sconfitto Carpenter che stava controllando la mente di tutti gli abitanti del Happy Happy Village, che è una sorta di fatto setta religiosa, grazie a una malvagia statua. Non so se questa cosa l'avevano detta, ma mi sembra di sì. Poi abbiamo salvato Paola, che ora è qui con noi, e abbiamo ottenuto la seconda delle 8 melodie che dobbiamo trovare. A questo punto. Oh, quel regalo non l'ho preso. Vado a prenderlo adesso. A questo punto, dobbiamo tornare a Chuson. Visto che abbiamo sconfitto il boss di quest'area, adesso i mostri avranno paura di noi e scapperanno da noi, che ci renderà tutto molto molto più veloce. Un croissant, va bene. Ok. Siamo appena usciti dalla caverna. Adesso, le persone del Happy Happy Village saranno pacifiche con noi. Cioè, non che prima fossero aggressive, però non sono più sotto l'effetto di questa setta religiosa. Dobbiamo tornare a Chuson. Perché vuol dire che dobbiamo. Madonna. Vuol dire che dobbiamo fare tutta la strada che ci siamo fatti 2 parti fa. Ma chi è che usa il clacson? Ma porco. Wow. Quanti nemici. Quest'albero ci sciotta. Non è proprio il massimo. Sarebbe meglio se scappassimo. Non so se l'ho detta 2 o 3 parti fa questa cosa. Mi sa di no. Ma io quest'area la odio. No, vabbè, se. Ci sono tipo il triplo di nemici che ci dovrebbero essere, però vabbè. Paola devi difendere perché è ancora molto fragile. Vabbè, dai, un attacco fallo. Anche se non fa niente di danno, però. Perfetto, ottimo. Sempre sul pezzo questo critico. Dove bisogna andare? Non mi ricordo. Ah, di qua, sì, giusto. Ora ricordo. Lì c'è una farfalla, io ne approfitto. Approfitto di una farfalla. E ci curiamo i punti psichici. Quest'area, oltre all'area della seconda melodia, è un ottimo modo per far farmare un po' Paola e aumentarla un po' di livello. Soprattutto se hai preso la seconda melodia prima di salvare Paola, cosa che avrei potuto fare. Ma non l'ho fatto perché appunto volevo che quell'area fosse un po' di level up per Paola. Non dovrebbe mancare troppo aumento di livello di Paola, uno o due combattimenti forse. Questo ponte è la scorciatoia. Questo ponte prima era rotto. Adesso l'hanno aggiustato e quindi noi abbiamo bellamente saltato praticamente quasi tutta l'area. No, beh, quasi tutta no, però. Sì, ecco, insieme a questo abbiamo saltato tutta l'area. Blu. Oh, scusa, non lo dirò più. Ho ripato il cartello come segno per scusarmi, insomma. Voglio solo cercare di aiutare. Grazie a questi ponti che sono stati riparati, noi abbiamo sostanzialmente saltato tutta l'area e di questo io ne sono molto molto felice. Ma si sì, attacca, tanto non ci one shot a questi. Perché comunque Paola ha poca vita, ma di difesa ne ha tanta, ne ha più di Ness. E questa è una scelta di design eccellente. Ok. Siamo quasi tornati da Chuson, a Chuson. Dovremmo essere arrivati ormai. Praticamente sì. Ultimo combattimento prima di essere ufficialmente a Chuson. E tra l'altro, penso che con questo combattimento Paolo aumenterà di livello. Perché dovrebbero mancargli tipo pochissimi punti esperienza ormai. Se Ness stavolta non fallisse, magari. Comunque Paolo non fa pochi danni ora rispetto a Ness. Ne fa tipo più della metà, che è notevole. Ok, Paola al 16, finalmente. Qualcosa di interessante. Gli HP di 8 non è male, ma i punti psichici di 8 anche sono molto buoni. Ok, Chuson. Parliamo con gente random. Innanzitutto andiamo a dire alla sua famiglia che Paola è tornata, no?
Ma come no? Yahoo, lo sapevo! Hai salvato Paola! Non capisco, però... Sapevo che Paola aveva un potere miracoloso. E il vostro grande coraggio ti permetterà di affrontare ogni sfida. Paola, se devi fare questo viaggio, assicurati di portarti questo. È la mia band-aid fatta a mano. Fa anche rima. Lo so, la chiamerò una hand-aid. Dovrebbe essere una cosa che si equipaggia, credo. Sei andata da trovare papà? È molto dispiaciuto che ha sospettato che Everdred di Berlin... di aver sospettato di Everdred di Berlin Park. Hand-aid... Cos'è, un equipaggiamento? No, che cos'è allora? Non ricordo questo oggetto, non... Parlavo pochissimo con i personaggi quando giocavo di Soul Bound. Ok, grazie. Ah, cioè, è praticamente una specie di fascetta per curarsi, quindi sì, semplicemente un oggetto di cura, capirai. Oh, Paola! Siete trasportato da dietro di noi. Ness, grazie molte. Devi essere il ragazzo che salverà il mondo, come nel sogno di Paola. Paola, sono sicura che aiuterai moltissimo, Ness. Non capita tutti i giorni che un padre lascia andare sua figlia in un viaggio per salvare il mondo. Papà, non ti preoccupare per me. Ness e io saremo in grado di prenderci cura di noi stessi. A Thrid, la prossima città, incontreremo un altro amico. Se noi tre riusciamo a combinare il nostro potere, nessuno potrà batterci. Ora asciugati gli occhi, soffiati il naso e sorridi prima che partiamo. Addio Paola, non ti preoccupare, non piangerò più. Ma come ci segue, ma che cosa tenero. Bellissimo. Quindi ci ha detto anche un po' Paola cosa dobbiamo fare per andare avanti. Mandare a Thrid, la prossima città, dove incontreremo il prossimo amico. Sì, sei Ness? Everdred ti stava cercando. Ha qualcosa per te, ma ci sarei andato comunque, vabbè. Allora, se noi guardiamo la mappa... anzi, no, andiamo prima da Everdred, facciamo le cose con ordine. Che bella sta musica. Everdred si trovava qui. L'abbiamo incontrato quando siamo arrivati a Chosen per la prima volta e ci aveva detto di venire qui dopo che avremo salvato Paolo. Volevo chiederti di diventare il mio compare, ma so che rifiuterai. Te lo leggo nel volto. Se accettassi, ti avrei dato dei soldi. Ma non posso comunque tenere questi soldi, quindi lascia che li dia a te. Sono 10.000 dollari. Usa i soldi come vuoi, non puoi rifiutare la mia generosità. Accettale e basta. Ora ho intenzione di cercare la malvagia statua Mani Mani. Quel liar ex Edgerate, che è il nome di un tizio, l'ha trovata a Onet. Ti vedrò un'altra volta, in un altro luogo. Ok, è un dialogo molto importante, anche se l'ho sorvegliato. Una cosa per volta. Questa statua Mani Mani di cui parla Everdred è quella che aveva usato Carpenter per controllare la gente al villaggio Happy Happy. Ed è stata trovata da un tizio che si trovava a Onet. Non gli ho dato molto peso a questo tizio, però era quello che abbiamo intravisto per un attimo andando verso il meteorite nella prima parte. Se noi avessimo parlato, avevamo potuto fare una specie di mini questline, se vogliamo, e scoprire che lui aveva trovato la statua Mani Mani di sepolta. Questa statua Mani Mani sembra essere una sorta di statua maledetta che controlla e corrompe le menti delle persone. Poi ci ha dato questo... ci ha dato questo assegno da 10.000 dollari che noi non possiamo spendere normalmente per comprare le cose, però ci serviva per la trama. Quello che stavo cercando di dire prima, per andare a Thrid, voi vedete nella mappa, bisogna andare verso sud, giù, però non lo faccio vedere per risparmiare tempo, ma se ci proviamo ad andare dovremmo passare per una galleria dove ci sono dei fantasmi che ci prenderebbero e ci riporterebbero all'inizio della galleria, quindi non possiamo oltrepassarlo normalmente, non possiamo oltrepassarlo a piedi. Ecco, a proposito di piedi, mi è venuto in mente che devo consegnare questa inutile bicicletta al negozio. Questa inutile bicicletta che ho sbagliato a comprare, non avrei mai dovuto comprare perché è un oggetto completamente inutile. Sì. Va bene. Ok, tieni il tuo stupido veicolo. Ok. Ora, per andare avanti dobbiamo andare... Ma levati te.
qui. Questo è il Chaos Theater. E questi sono due membri di una band chiamata i Runaway Five. Sei con una ragazza oggi, devi essere abbastanza popolare. Che dici di presentare al mio compagno, diciamo, compagno di band? È proprio qui. Ehi, sei venuto con Paola? Allora hai bisogno di un ragazzo, Playboy. Ecco un pass per il backstage. Puoi vedere il nostro show con questo. Abbiamo il biglietto dello spettacolo, sostanzialmente. Ok, mentre lui fa questa cosa inutile, parliamo. Adesso noi dovremo vedere lo spettacolo di Runaway Five. I Runaway Five, che tra l'altro nella versione giapponese erano vestiti di nero, sono un riferimento, una citazione ai Blues Brothers. E i loro colori sono stati cambiati anche un po' per evitare questo copyright. Andiamo qui e parliamo con questo signore. I Runaway Five mi devono un sacco di soldi. Staranno qui finché non mi ripagheranno. Potranno anche rimanere qui per 100 anni, a meno che tu non decidi di pagare il loro debito. E se io avessi i soldi per farlo? Scusa? Vuoi parlare di soldi? Ti dici di dopo lo spettacolo, anche se stiamo parlando di bei soldi. Ho delle regole definite su come gestisco i miei affari economici, diciamo. Ha senso? Vabbè. Ricordavo bisogna farlo prima, ma vabbè, facciamolo dopo. Dopo lo spettacolo. Ti faccio vedere il mio pass. Ecco qui, sbrigati, sei giusto in tempo per vedere lo spettacolo di Runaway Five. È una costante di tutti i giochi di Mother, questa cosa di andare a vedere lo spettacolo. Anzi, tecnicamente in Mother 1 i protagonisti lo fanno lo spettacolo, ma questo è giusto una cazzatina, non è importante. Mi sto cambiando i vestiti, non entrare. Come si dà il via allo spettacolo? Lei dice, volevo andare del backstage della Runaway 5, ma non ho il pass. Poi dice, veramente? Hai un pass? Non ci credo. Mi puoi portare con te, per favore, per favore? Potrei far finta di essere tua sorella, sì? Fantastico, andiamo. Oh, mi batte il cuore. E questi sono gli altri, sono diciamo il backstage della band. Vabbè, versi a caso. Dice che ha un grande debito. Se avessi $10,000 potrei pagare i miei debiti e andare alla prossima città. Mi chiedo se funziona ancora il nostro autobus. Potrebbe essere un po' arrugginito. Beh sì, diciamo ai vecchi tempi c'erano un sacco di ballerine e facevano un sacco di spettacoli a questo teatro. Se non fosse che ora siamo gli unici che fanno spettacoli qui. Siamo anche in un grosso debito, quindi siamo abbastanza bloccati qua. La gente di Tucson si gode gli spettacoli di Runaway Five per un po'. Si sono goduti. No, si godranno, ecco. Si godranno lo spettacolo di Runaway Five per un po' di anni. Usciamo, credo. Esatto. Oh sì, esatto. Stanotte al Chaos Theater, fanno le presentazioni, qui da tradurre ci vorrebbero anni perché mi trovi le parole giuste. Grande bluesman, i Runaway Five, arrivano qui, yeah baby, sì, come on, motherfucker, quello che volete. Godiamoci lo spettacolo, non c'è tanto da dire. Carino, carino. Ok, è fine dello spettacolo. Ora
e la gente appare così a caso. Ora usciamo. Levati. E andiamo a parlare di soldi. Ops. Yipes! Mi sono preso. Non so che cosa fare ora. Ho i soldi, sì. Ora erano i five, sono liberi di andare. Non ho più, diciamo, nulla da lamentarmi ora che ho i soldi. Beh, ma guarda te. Quel piccolo Nipper ci ha trasformato il nostro incubo in un sogno. Oh, questo significa che possiamo andarci da questa discarica. Sono un grande pilota. Dai, vi farò vedere. Va bene, andiamo alla prossima città. Sono sicuro che le nostre vecchie quattro ruote ci porteranno lì. Non ho fatto una bella impressione io, vero? Ok, andiamo. Abbiamo liberato i Runaway Five dal loro debito e loro ci ripagheranno portandoci con il loro pullman verso la prossima città. Andiamo a Thread. Il nostro bus diciamo fa troppo rumore perché i fantasmi ci diano fastidio. Vuoi un passaggio? Assolutamente sì. Ah, bisogna direttamente salirci. Ok. Con il loro pullman andremo al... Ehi, il marciapiede, levati dai piedi. Levati di mezzo. Possiamo finalmente andare a Thread. Grazie a Runaway Five. Sì, cioè, mi ricordo che c'è un tipo di regali da prendere, ma robetta piccola, nulla di importante. Tipo, se non sbaglio, c'è uno sulla destra. O sulla sinistra. No, mi sembra fosse sulla destra. C'è una sinistra, ma se non sbaglio c'è anche uno sulla destra che non si vede. Ecco, questi fantasmi ci avrebbero seguito. E a un certo punto ci avrebbero raggiunto. Mi ricordo ancora quando facevo sto pezzo per la prima volta, che stavo lì a cercare di capire come superare i fantasmi. Cercavo di farci lo slalom e non c'era modi. Questo è Thread. Penso sia quasi ora di chiudere la parte. So che non so quanto ho da tagliare, perché ho parecchio da tagliare, questo sì. Però sembra che dovremmo salutarci per ora. Questa città sembra abbastanza inquietante. Ma sono sicuro che riuscite a far brillare questo posto con un po' di sunshine. Ok. Spero di vederti ancora un giorno. Noi andremo a cantare al teatro di Forside, che è la prossima città. Ora, innanzitutto vi faccio notare una cosa che ormai avrete, magari già lo sapete o avrete potuto notare da soli. La prima città si chiamava Onet, la seconda Tucson, la terza Thread, la quarta Forside. C'è un pattern. Le prime quattro città di Earthbound hanno i nomi che iniziano rispettivamente per 1, 2, 3 e 4. Questa è semplicemente una cosa carina, simpatica, non ha un vero e proprio significato. Preleviamo soldi perché voglio comprare. Perché, sai, a quello servono i soldi tendenzialmente. Vediamo se hai qualcosa di utile. Ok, ho finito di vendere, di comprare. Direi di chiudere qui la settima parte del let's play di Earthbound. Se vi è piaciuto il catapulto, un saluto, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.